Capitano, difficile commentare un rovescio del genere, possiamo dire, insomma, c'è stato un sostanziale equilibrio fino al loro gol, poi la partita è iniziata un'altra partita. Sì, vabbè, sapevamo che oggi era dura. Per giocarcela con loro dovevamo fare la partita perfetta e non l'abbiamo fatta. Una volta in svantaggio è stato tutto più difficile. Poi loro, una squadra che se commetti errori ti puniscono e così è stata. Ogni errore loro andavano in porta e facevano gol. Dura. Bisogna cercare soprattutto, insomma, di dimenticarla in fretta questa sconfitta, soprattutto nelle proporzioni. No, sicuramente ci sta a perdere contro il Francavilla che è una squadra forte. Complimenti a loro per organizzazione, hanno forza fisica, qualità tecnica importanti e meritano la classifica che hanno. Noi chiaramente dovevamo fare meglio perché, ripeto, ci può stare a perdere, probabilmente non con con questo risultato largo. È chiaro che noi abbiamo obiettivi diversi, sono altre le partite dove dobbiamo cacciare fuori qualcosa di più perché penso che nelle gare prima di oggi l'abbiamo dimostrato che ce la giochiamo alla pari con tutte le altre. Oggi probabilmente siamo mancati un po', il risultato purtroppo è dura, ma bisogna accettarlo incazzandoci, nel senso che dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatti perché da domenica inizia un altro campionato e noi vogliamo salvarci a tutti i costi, io sono convinto di questo. Montani, un'affermazione larga nel punteggio, ma una prova di autorità della sua squadra. Insomma, pazienza fino a quando non avete sbloccato il risultato, poi insomma è iniziata un'altra partita. Sì, i ragazzi hanno come al solito approcciato alla grande, con grande intensità, con grande concentrazione. Sapevamo che non era semplice perché la Virtus Teramo domenica aveva perso a San Buceto, ma aveva fatto un grosso primo tempo, quindi l'avevamo preparata molto bene. I ragazzi anche oggi sono stati encomiabili, hanno fatto una prestazione impressionante e i complimenti vanno a loro. Sono arrivati anche gol di pregevole fattura. Sì, ho giocatori di qualità, lavoriamo tantissimo durante la settimana, sono contento per questo perché le cose che poi proviamo durante la settimana in campo ci riescono, i ragazzi cercano di metterle in atto e poi grazie alla loro qualità, come diceva lei, vengono fuori queste belle giocate. Oggi si chiude il girone d'andata, ovviamente anche tempo di bilanci parziali, ma comunque bilanci possono essere fatti. Giustamente, sì, bilanci parziali, ha detto bene. Sicuramente un girone d'andata con numeri impressionanti perché penso che 38 punti abbiamo perso una volta sola, sia qualcosa di veramente bello. Quindi siamo contenti, ce li prendiamo, ci prendiamo anche i complimenti, però è chiaro che non abbiamo fatto niente, adesso ci aspetta un girone di ritorno avvincente, tosto, le squadre si stanno migliorando, c'è il mercato, quindi siamo pronti, siamo attenti, quindi, e ci aspettiamo grandi cose.